Vengo qua perché veramente questo ponte ci dà qualcosa. Noi del comitato siamo nati, pensate, questo ponte era chiuso, no? Con il comitato è stato possibile riaprirlo. Noi ovviamente facciamo tutto in modo gratuito, però la stiamo vivendo proprio come se fosse una persona questo ponte. Cioè veniamo qua, lo apriamo e gli diamo vita, gli diamo respiro. E io quello che dico sempre è che non l'abbiamo ereditato dai nostri genitori, l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli, quindi lo dobbiamo custodire così com'è e migliorarlo e accudirlo, perché è una ricchezza per l'Italia tutta, non soltanto per il sud. Cioè qui faremo in modo di portare, cercheremo di portare il convegno di oggi internazionale su Piena Londra su fondi sospesi. Questo è stato il primo. Ah, vi stavo dicendo, poi io vado a braccio. Quindi era molto più tozzo, perché la trave gli dava più sicurezza, più stabilità. Quindi questo è stato il primo ponte al mondo a colonne separate. Infatti si dice sempre, ponte del Zuccarigliano, primo ponte sospeso a catenare dell'Europa con il mondo, perché esisteva quello lì. Ma a colonne separate questo è il primo al mondo. Non lo sa nessuno, non lo conosce nessuno. Ce l'abbiamo a due passi dalle nostre case, i turnesi neanche sanno. Vedo che gli inglesi derivano e si è fatto tornare da poi te lo racconto.